bella Fiorentina, una partita gestita dalla Fiorentina, purtroppo non è arrivato il gol. Sí, por poquito. La verdad que podíamos haber ganado el partido. Estamos contentos por el juego, por el fútbol que ha hecho la Fiorentina, pero ha faltado ese gol que seguramente nos hubiera dado la victoria porque ellos ni siquiera han tirado a portería en todo el partido. Abbiamo visto muy possesso palla, tanto giro palla tra te, David, Romulo, i difensori, Cuadrado, tutto, insomma, un bel movimento di squadra. Sí, estamos entrenando eso. Sabemos que nos gusta mucho tener la posesión de la pelota, moverla de un lado a otro, y sabíamos que si la movíamos bien la Juventus podía sufrir porque no están acostumbrados a no tener la pelota, y nosotros lo hemos hecho bien, pero bueno, lástima no haber hecho ese gol. ¿Te ha impresionado el Franchi, lo estadio? Sí, ha sido increíble. El primer partido contra Juventus, una atmósfera increíble, el público muy encima, gritando mucho, apoyando al equipo, para mí ha sido impresionante. Peccato per la traversa di Jovetic. Sì, sì, si hubiera marcato ese primer gol con la cabeza, podíamos haber ganado, pero bueno, el fútbol es así, no es fácil. La Juventus es un gran equipo, pero bueno, estamos contentos por el partido. Ora ci sono pochi giorni per recuperare e poi c'è la trasferta di Milano contro l'Inter. Sì, bueno, no tenemos muchos días para recuperar, pero la atmósfera de jugar contra un equipo grande otra vez como el Inter en un gran estadio te hace coger fuerzas para volver a afrontar el partido e intentar ganar allí. Grazie. Prego. Anche la Fiorentina purtroppo non ha portato in porto, forse col gol, però in realtà lo stadio è completamente conquistato con il gioco che avete espresso. Sì, sicuramente un'ottima prestazione, come ben dicevi te, ci è mancato il gol per così essere stata una serata perfetta, però contenti perché abbiamo dato un'ottima risposta, soprattutto con una grande squadra come la Juventus. Dagli spalti è piacevole vedervi giocare a due tocchi, un tocco, te, Borca, Cuadrado, tutto un giro palla completo, palla sempre tra i piedi della Fiorentina, insomma, veramente un bell'occhio, un bello sguardo. Beh, si è creato un bel gruppo, soprattutto credo che è la cosa più importante, anche perché i ragazzi che non giocano meno stanno sempre lì, quindi l'importante era creare questo, e non sicuramente per quello che è successo in passato recente alla Fiorentina, quindi credo che la strada è importante sia questa. Cosa è mancato, se è mancato qualcosa al di là del gol? Beh, sembra una parola che però è mancato sicuramente il gol stasera. Il pubblico, te sei rimasto soddisfatto dalla cornice, la Fiesole, la coreografia? Sì, ma oggi poi devo ricalcare una cosa importante, che si parlava tanto dell'ambiente, però credo che siamo stati bravi anche noi, sia da parte nostra che dalla Fiorentina, di preoccuparsi solamente a giocare a calcio, quindi credo che lo spettacolo sia stata una cosa importante e ce l'hanno fatto sentire. Vero, ora c'è qualche giorno per recuperare e poi c'è una trasferta abbastanza tosta contro l'Inter di Stramaccioni. Sì, sì, importante anche questa, andare a giocare a San Siro. L'importante è non sbagliare approccio nelle partite così importanti. Grazie. Prego. Okay. Ciao Davide.